Buongiorno a tutti, oggi proveremo a fare un cocktail semplicissimo che forse a detta di molti è il drink più famoso in assoluto. Wow. Attualmente terzo nella classifica dei cocktail più ordinati al mondo, stiamo parlando del Martini Dry o semplicemente del cocktail Martini. Iniziamo subito con lo specificare che il nome del drink non è legato al famoso marchio Martini, anche perché è noto prima, e che in merito alla sua nascita la paternità dello stesso è molto combattuta. Ci sono infatti numerose ipotesi tra storie e leggende. Io vi riporterò le più comuni, voi scegliete quella che preferite. La tesi più plausibile racconta che il cocktail fu creato da un tale Martini di Armaditaggio, che emigrato in America servì per primo il drink nel 1910 a New York, presso un hotel in onore dell'imprenditore John Rockefeller. Secondo altri, invece, il Martini fu servito per la prima volta nel 1874 negli USA, nella città californiana di Martinez, a opera del barman Julio. Tra l'altro, all'ingresso della città, nel 1992, fu affissa una targa in bronzo a rivendicazione della paternità stessa. Una terza versione vede nascere il Martini a New Orleans, dal barman Martinez, intorno alla fine del 1800. L'ultima versione, quella più antica, invece narra che il barman Jerry Thomas, nel 1860, servì il primo Martini Dry in una versione leggermente diversa da come la conosciamo oggi, a base di gin, vermouth dolce, due gocce di sciroppo di maraschino, bitter e fetta di limone, ad un cliente in viaggio verso la città di Martinez, da cui poi il cocktail prese il nome. Qualsiasi sia la storia, il cocktail divenne così celebre grazie a James Bond dal romanzo di Fleming Casino Royale, dove si vede in realtà una variante del Martini, ovvero il Vesper, cocktail preferito da James Bond a base di gin, vodka e Lillet Blanc. Lillet Blanc è un vermouth francese aromatizzato al chimico. L'utilità del Vesper, come poco riportato da James Bond del film, il cocktail si prepara shakerato e non mescolato. Questo trova il disappunto della stragrande maggioranza dei barman, che afferma che il cocktail Martini, nella sua versione originale, non vada assolutamente shakerato, ma mescolato con delicatezza, finché non si diluisca troppo e non perda la classica trasparenza che lo contraddistingue. Ma ora basta parole e vediamo cosa occorre per la preparazione di un ottimo Martini Dry. Distillato principale gin, dose generosa, metteremo 6 cl. Secondo ed ultimo ingrediente, il vermouth dry, 1 cl. Versiamo i due ingredienti in un mixing glass con ghiaccio, mescoliamo bene, filtriamo e serviamo in una coppetta cocktail precedentemente raffreddata. Aggiungiamo a descrizione del cliente una scorzetta di limone o un'oliva verde, anche se molti ne mettono 3 come sorso in cui questo cocktail andrebbe bevuto. Ma adesso andiamo alla preparazione.